Parlare di quello che sarà l'estate lo faremo attraverso i comuni perché la sicurezza sta al primo posto, prima di ogni cosa. Andiamo a Furcisicolo, cara Claudia Campese, però prima di Furcisicolo diamo invece uno sguardo a quella che è in questo momento la nostra web, gli occhi puntati sul nostro vulcano, sempre H24 con il buon Salvo Guarnera e Carmelo Narcisi, che quando c'è l'Etna in attività non dormono mai, hanno fatto una scelta di vita, per loro il sonno va in secondo piano e quindi sempre H24 in diretta, vedete in questo momento attraverso le immagini sul canale 215 del digitale terrestre, siamo in diretta, lo ripeto ancora, attività sul nostro vulcano con degli sputacchi belli proprio, insomma, con dei pennacchi di fumo che insomma fanno in tempo di Covid diremo droplet presagire anche alle mascherine, anche all'Etna per favore, così. Che mamma mia lì in quel caso, guarda qua che c'è. Insomma, c'è una piena attività con gli occhi della nostra web, sempre monitorati dal buon Salvo Guarnera. Ci ritorneremo nuovamente ancora a dare un'occhiata all'attività vulcanologica, però ci spostiamo adesso, andiamo a Furcisicolo con il sindaco Matteo Franciglia. Ben trovato sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo, vi mando un forte abbraccio. Grazie, ne abbiamo di bisogno anche noi, mandiamo un abbraccio a tutti quelli che ci guardano in TV e quelli che ci ascoltano e anche a voi che state mettendo in piedi un'estate di nuovo, la ripartenza che è in quest'ultimo anno insomma ha dato davvero delle chiusure, delle restrizioni non proprio felici, ma dovevamo superare, dobbiamo ancora superare, non abbiamo superato nulla, però dobbiamo stare ancora molto attenti, così come la sicurezza per quanto riguarda le opere pubbliche, perché Furcisicolo completerà i lavori per la difesa del lungomare per tutto il territorio dopo i vari dissesti idrogeologici. Ci può fare un po' il riassunto di questa situazione, sindaco? Sì, abbiamo creduto fortemente in quest'opera, ci è stato donato un progetto esecutivo da dei progettisti locali che voglio ringraziare, noi abbiamo subito trasmesso il progetto esecutivo alla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico a Palermo, ci è stata immediatamente finanziata, perché la verità è che i soldi ci sono, se ci sono i progetti esecutivi ci sono anche i finanziamenti, quindi una volta presentato il progetto esecutivo abbiamo ricevuto questo finanziamento per quest'opera che cambierà di fatto il volto del paese. È un'opera strategica sotto due punti di vista. Il primo è quello ovviamente della difesa della costa e quindi contro i marosi, e quindi delle opere di consolidamento che proteggeranno il nostro comune. L'altro aspetto, che è anch'esso molto importante, è l'importanza turistica dell'opera stessa, perché di fatto avremo un lungomare nuovo e rinnovato anche da un punto di vista estetico, e questo riuscirà a rendere il nostro paese anche più vivibile da un punto di vista del decoro urbano e quindi un'attrazione turistica. Sindaco, le chiedo una cosa, un tasto dolente di solito quando si parla di lavori in Sicilia, tempi, che tempi prevedete? I tempi sono velocissimi, se lei pensa che noi questo progetto esecutivo lo abbiamo portato alla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, quindi a Palermo, all'incirca 6 mesi fa, in appena 6 mesi ci è stato addirittura finanziato, sono stati pure appaltati i lavori, e quindi questo credo che va, nel senso che questo va in controtendenza rispetto a quelli che sono i tempi usuali, diciamo, dei lavori. L'opera sarà completata credo al massimo entro il mese di aprile-maggio del 2022, quindi velocissima, la realizzazione è veramente veloce. Noi già il prossimo anno inaugureremo quest'opera. Bene, quindi avremo diciamo la scusa per venire a vederla di presenza a questo punto, no? Con la scusa aspetto, che dobbiamo controllare. No, assolutamente, io vi aspetto, ma sarò io stesso a monitorare. Io sono molto operativo, consideri che noi a Furcisicolo in appena 2 anni e mezzo dall'insediamento abbiamo completato tutto il programma elettorale, addirittura quest'opera non era neanche prevista nel programma elettorale, presto ecco. Inizieranno i lavori del palazzetto dello sport,
Le stavo proprio per chiedere questo. Verde, quanto era attesa quest'opera dai cittadini? Perché diciamo di solito appunto il lungomare è anche una delle zone più vive della città, non solo di tutte di quelle città e i centri medio piccoli che siano, non solo per i turisti ma proprio per i cittadini. Assolutamente, assolutamente. Questa è un'opera che in realtà rappresentava un sogno, nessuno immaginava di poterla realizzare perché di fatto era realizzata solo la parte centrale. Adesso invece attraverso questo finanziamento riusciamo a completarlo nella sua interezza sia nella zona nord che sud del paese, quindi in realtà è un sogno che si realizza per i nostri concittadini e io vi aspetto quest'estate, mi fa veramente tanto tanto piacere. Io devo dire che anche rispetto al Covid, rispetto a quello che avete detto poco fa, noi l'anno scorso, nonostante si veniva fuori dal primo lockdown, abbiamo avuto un incremento turistico. Noi abbiamo dato la possibilità ai nostri commercianti di utilizzare il suolo pubblico in modo tale che si potessero distanziare i tavoli, quindi i commercianti, c'è stata una grande affluenza dovuta secondo me anche al fatto che specie in questi paesi, Furcisicuro, la Riviera Ionica, si è portato avanti il turismo di prossimità. I turisti, siccome magari non potevano partire e andare in paesi esteri, raggiungevano le nostre coste siciliane e quindi c'è stato un incremento turistico. Mi aspetto anche quest'anno una grande affluenza. Ve lo auguriamo e speriamo anche noi di venire a passeggiare presto nel lungomare, sul lungomare di Furcisicuro. Mi fa tanto piacere se venite, davvero. Sindaco, noi la ringraziamo, accettiamo il suo invito e poi ci immergeremo in quello che saranno, ci auguriamo, gli eventi, se accadrà tutto ciò, gli eventi a Furcisicuro, mangiando tanto. Non so perché si pensa sempre a mangiare anche durante, sì, dopo sì. Il post lockdown, ormai è un'abitudine. Dobbiamo coniugare, in Sicilia abbiamo la fortuna di vivere nell'isola più bella del mondo. Parlavate bravo sindaco! Parlavate poco fa dell'Etna, abbiamo beni paesaggistici, monumentali, ci dobbiamo semplicemente credere, lo sviluppo della nostra isola dipende da noi siciliani, ci dobbiamo lamentare meno, lavorare un po' di più e soprattutto fare squadra, perché spesso non riusciamo a portare avanti quelle che sono le istanze dei cittadini per il semplicemente che non riusciamo a ragionare insieme, a fare squadra, a fare sistema, come si suol dire. E quindi in Sicilia, come hai detto tu, abbiamo saperi e sapori, abbiamo delle eccellenze anche enogastronomiche, quindi vi aspetto a Furcisicuro per gustare una buona granita oppure anche un bel po' di pesce, ecco. Grazie sindaco, grazie a Matteo Francilia, sindaco di Furci, le auguriamo buon lavoro e buona estate e a presto. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao.